critico d'arte, ma purtroppo per motivi di salute non è riuscita a partecipare. E quindi vi leggerà Ruggero Maggi il testo che ha scritto per il catalogo online. Mauro, questo per te. La storia non è una questione di date e battaglie. Una preghiera non detta per Ucraina e rigidità, disse John Lennon. Nacqui nel 73, lui, non io. Per radio si parlava della guerra del Kippur tra arabi e israeliani. Camminavo appena che persi mio nonno, lo avrei amato contumace. Alla mezzanotte del 15 gennaio 1991, giorno del mio 18° compleanno, scadde l'ultimatum per il ritiro delle truppe irachene dal Kuwait. La prima cosa che feci da maggiorenne fu guidare il corteo contro la guerra nel Golfo. Dopo la visita di Leva mi dichiarai obiettore di coscienza. L'estate di quello stesso anno nessuna gioia. Nell'ex Jugoslavia divampava la guerra vicino a noi, che insanguinò i Balcani per un decennio. Come disse l'assessore prima, purtroppo non siamo mai stati in pace. Il 1 gennaio 1994, in concomitanza con l'entrata in vigore del NAFTA, North American Free Trade Agreement, accordo commerciale tra Messico, USA e Canada, i combattenti indigeni della EZLN, Esercito Zapatista de Liberación Nacional, occuparono alcuni comuni del Chiapas, chiedendo libertà, giustizia e democrazia. Il 22 dicembre 1997 il gruppo paramilitare Mascara Roca compì la mattanza di Acteal, una strage di 45 persone, soprattutto donne e bambini, di una comunità pacifista indigena Tozli. A quel tempo ero spesso in Chiapas e guardavo dalla parte sbagliata le canne dei fucili d'assalto dell'esercito messicano. Facevo ricerca all'UNAM, Università Nazionale Autonoma del Messico, a pochi metri da dove faceva il ricercatore il subcomandante Marcos. Partecipai alle pericolose manifestazioni a Città del Messico con il mio primo amore. Anni dopo, all'ora di pranzo dell'11 settembre 2001, ero entrato con lei per la prima volta in un piccolo monolocale a Carpi, dove quel giorno avevo entusiasticamente preso servizio come insegnante. Accesi la TV, venendo a conoscenza degli attentati negli Stati Uniti. La prima cosa che pensai fu che da quel momento molti avrebbero dimenticato il golpe di Pinochet contro il legittimo governo di Allende in Cile, avvenuto lo stesso giorno, ma del 73, l'anno della mia nascita. Poi il 7 ottobre iniziò la guerra in Afghanistan. Salutai per sé per il mio primo amore, che dopo poco tempo venne a mancare. Il 20 marzo 2003, quella sera, uscì con un nuovo amore che mi avrebbe regalato la mia splendida figlia. Scoppiò la seconda guerra del Golfo sulla frottola delle armi di distruzione di massa. Il 24 febbraio 2022, 31 anni dopo, quella nell'ex Jugoslavia, la guerra è ritornata nel cuore dell'Europa, in Ucraina. E morti e feriti, vedove e orfani, profughi e dispersi. Le guerre, da quando sono nato, sono state tante in tutto il mondo. Ancora lo insanguinano senza curarsi di latitudine e longitudine. Per ognuna di esse ricorre un evento importante della mia vita. Invasioni e guerre civili, guerre preventive, conflitti etnici e religiosi. Sono stufo che la mia esistenza sia scandita dalla crudeltà di questo male assoluto che disprezzo con tutto il mio essere. Cosa può fare un artista? Uno scrittore? Dire la verità e far riflettere. Se siamo tutti contro la guerra, perché non gridarlo con tutte le nostre forze? La guerra è proprio una merda. Fuori di retorica, è la pace che desideriamo, è la pace ciò di cui abbiamo bisogno, è la pace che dobbiamo pretendere da chi governa il mondo. Preghiamo chi combatte di fermare questa guerra e tutte le altre. Facciamo che la pace ci contagi, per noi, per i nostri fratelli e sorelle, per i nostri figli. Dalla capitale del Ducato, retto da sua moglie 2 secoli e 1 anno dopo la sua morte. Mauro Carrera.